Hola Luchadores, ben ritrovati dal vostro Silver e dal prode cacciatore Silverius. Come promesso siamo qui a Old Yharnam. Eravamo arrivati qui, ho notato che c'era anche questo item da raccattare. Io nel frattempo sono andato nel sogno del cacciatore e ho speso un pochino di echi del sangue per aumentare ancora di uno il livello di forza e ho equipaggiato la seconda gemma sulla mannaia dentata più 3, per cui ho implementato ulteriormente le caratteristiche, perché ogni gemma ha le sue statistiche, ha il suo livello e sono completamente intercambiabili, per cui le potete anche disequipaggiare dalle armi. È molto comoda come cosa. Funziona esattamente come funzionano gli anelli. E tu da dove arrivi? Che non ti avevo né visto né sentito. Te ne stavi abbacchiato nel fumo. Bravo, bravo, bravo. 50 sfumature di bestia. Ah, beh. È fantastico perché i cadaveri qua non sono del tutto consumati e sembrano essere tutti abbastanza diversi. Due ottimi frammenti. Impariamo sempre a sbirciare e setacciare un po' tutti gli anfratti. E là sopra che c'è? Hello, ok. È una persona, sono degli animali. Sarà un NPC, sarà una persona cattiva, 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 sarà un boss, sarà un mastro orologiaio. E là c'è roba grossa che si muove. No, beh, non troppo grossa. Perfetto, vabbè, andiamo a scoprirlo, che non dobbiamo star qui a cincischiare. Ah, faccio il fume, ti faccio la sauna. Allora, prima o poi mi deciderò anche a provare un'evocazione. Oh, ciao, Ciccino. Certo che con quel collo lì lungo, sproporzionato, fate veramente Ehi, impressione. cacciatore Acri, Voilà. pace, spietato, mendolo di sangue, come i migliori Grazie del complimento. Vuoi vedere che è quel tizio che abbiamo visto da laggiù che sta parlando da là sopra? Vabbè, quello che abbiamo osservato sopra quella specie di Big Ben. Ok, vabbè, facevo bene a consumarla, però fa niente. Fa niente, va bene così. Oh, ma quanti passaggi segreti che ci sono in questa zona, eh? Allora, ricordiamoci che si può passare di lì e vediamo il di qui dove ci porta. No, non è come le impalcature del primo Dark Soul che si potevano sfrappare. Ok, c'è un passaggio anche di qui. Questo motivo che devo fermarti. Urco cazzo! Porca Eva, abbiamo scoperto chi è. Rifletti bene. Ok, al prossimo sogno rifletti bene. Rifletteremo, in effetti l'accoglienza è stata proprio calorosa, eh? Finora siamo rimasti abituati agli archibugi e invece questo ci ha arato con un mitragliatore a ripetizione degno di un elicottero. Bene, sono sorpreso da questa cosa. Ogni tanto ci sta anche morire a vanvera così. Perché tutto sommato, è percezione mia, quindi non il gioco mi sta piacendo un sacco, ma veramente, veramente tanto. Mi sta emozionando un po' anche per questi richiami. L'unica pecca che trovo sono appunto questi secondi paturniosi di caricamenti per ogni morte. Stavolta non li taglierò perché almeno ne approfittiamo per fare due chiacchiere un filino più rilassate, nel senso non sempre attento a quello che sto facendo in game. Perché fondamentalmente mi sono reso conto che si muore meno spesso di quanto potessi temere. Si muore, sì, così, però non è prettamente difficile. Se devo fare un'escalation di difficoltà, il più difficile resta sempre comunque Demon Soul, poi Dark Soul 1, poi Bloodborne e infine Dark Soul 2, che a me personalmente, se qualcuno mi ha seguito, sa che mi è piaciuto veramente veramente tanto anche Dark Soul 2. Non sono uno di quelli che l'hanno criticato a bestia. Ok.
E Bloodborne lo sto trovando effettivamente meno difficile. Poi bisogna sempre vedere quali sono i cambiamenti a cui andremo incontro con i vari New Game Plus e via dicendo, perché presumo che il ciclo del loop, essendo il gioco, la nostra avventura ambientata comunque in un sogno, ci consentirà comunque di riattraversare. Oh, oh yeah! Stavo dicendo, ci consentirà di riattraversare nuovamente questo sogno, appunto. Ecco dove ti nascondevi, eri quello seduto, vero, 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 muori, crepa e schiatta. Tanto io, oltre che farmare un po' ammazzandoli, ne approfitto anche per raccattare un attimino di fiale di scorta, che male non fanno, che vanno ad adagiarci comodamente nel baule, perché quando poi si raggiungono i boss e si comincia a morire, è un attimo non averne più neanche di ultra scorta, eh. Comunque è proprio vero che in questo gioco l'attacco paga più della difesa, eh. Oh, grazie, è vero che mi ero disabituato a morire, quindi non mi ricordavo neanche più che c'erano gli echi del sangue da recuperare, ve lo giuro. È una cosa divertentissima, vi racconto questo piccolo aneddoto che mi è successo giocando Dark Souls 2. Era, credo fosse tipo il New Game Plus 5, era un sacco che non morivo. E avevo tipo 4-5... No, avevo 16 milioni di anime raccolti e messi lì nel saccoccino. Intanto aspettate che volevo andare nell'altro passaggio, che era questo. Avevo appunto questi 16 milioni di anime nel saccoccino. Vado nei giardini dopo i boschi ombrosi. Muoio. Ma era da talmente tanto tempo che non morivo che mi sono dimenticato completamente che dovevo andare a recuperare le mie anime. Sono andato ad affrontare il boss. Sono rimorto. E non so come, perché veramente ero strabituato anche quello a farlo. E solo dopo un po' mi sono reso conto che non avevo recuperato le mie tante anime. Me la sono ridacchiata di brutto, non mi sono incacchiato, anzi. Allora, qui adesso scopriremo probabilmente... Ho appena finito di dire che i cadaveri sono diversificati e subito ne troviamo uno identico a 3 metri dall'altro. Grazie. Adesso ho capito perché si poteva discendere da là. Bisogna trovare un sapido riparo per coprirsi le chiappe da tizio che spara. Bello per ripensare gli arcieri di Anor Londo, eh? Bello, molto bello, è molto più comodo. Quindi dovremmo andare veramente coi piedi di piombo, o per meglio dire col culo di piombo, e stare attenti a non andare nelle zone troppo scoperte, esatto, perché farsi infilare del piombo nel sedere è un attimino. Ok, quindi molto cauti. Ecco, fantastico, grazie. Non ho capito se ci lancia roba o se comunque sia dobbiamo andare di là, vero? Ok, bene. Corri, fermati. Corri, vai di qui. Oh, i corbassi! Degli zerbini. C'erano dei corvi a pelle d'orso, praticamente. E qui facciamo fuori proprio a garganella le nostre fiale di sangue. Bene. Ci vede da là, ma non ci becca di qua. Si può vedere attraverso le finestre, vediamo un'anteprima di quello che ci aspetta. No, non c'è niente di che lì. Vedi note, attento imboscata. Ogni tanto fa bene leggere i messaggi, eh. Vi ricordo, non perdete occasione. Allora, se è imboscata, eccolo qua. Oh, che rabbia. Perfetto. Ok, ce n'è uno che ballonzola di là. Vedi, spettro.
Ma sono tutti spettri rossi, non ho capito se possiamo farci degli amici in questo gioco. Oh, aspetta un attimo. Allora, questa campana è quella che serve per chiedere aiuto. È questa per offrire aiuto ai cacciatori di altri mondi. Allora, nel prossimo video, però non vorrei finire in una zona e spoilerarmi qualcosa. Allora, la equipaggerò, tornerò indietro, poi vi racconterò la prima esperienza com'è andata e se vale la pena di rischiare di farsi evocare in zone... Temi l'invisibile? Sì, se è quella cosa di quando abbiamo trovato... Ok... Hello! Vabbè, stavo dicendo giusto appunto che proverò a farmi evocare per vedere come funge la cosa, come funziona, se dà dei premi interessanti e via dicendo. Oh, stiamo trovando parecchie gemme, questa cosa mi piace. Di qua si può salire? No. Perfetto. Nei Souls c'è sempre una scala a chiocciola scassata da cui si può solo scendere. Allora, vediamo di non perdere l'orientamento. Il tizio è là sopra. Quindi qua sotto ci può sparare, presumo. Esatto. Quanti siete? No, non è quanti siete il problema. Mannaggia! Il problema non siete voi, il problema è lui. Sì, il prossimo sogno rifletterò bene. Rifletterò bene che devo venire lì a spezzarti le corna, staccarti le falangi e mangiarti le dita in modo che tu non mi possa più sparare. Io non so se sia un boss ok, però è veramente, veramente bastardo. Un cecchino veramente pesante. Va bene, lo scopriremo a breve. Allora, mi dispiace che sia capitato di rimorirci, ma praticamente ricaricheremo il prossimo video esattamente dal punto dove siamo partiti con questo, fermo restando che abbiamo esplorato e fatto esperienza. Ho giusto finito di dire che non si moriva spesso e sono riuscito a morire 3 volte in un solo video. Non capita spesso, vero? Ma va bene così, no, 2 volte. Però 2 volte vuol dire rifare 3 volte la stessa strada. Ci va bene anche così, perché il livello di curva d'apprendimento è dato dagli errori. Poi è quello che fa sembrare questi giochi alla Souls difficili, quando in realtà difficili non sono, perché vedete che una volta accumulato esperienza è facile fare run addirittura no damage, speedrun, soul level 1 e via dicendo, che vuol dire che i giochi non sono difficili, sono furbi, agiscono approfittando dell'arma dell'inesperienza che noi abbiamo quando ci approcciamo al gioco la prima volta, quindi poi ce la fanno pagare. Ma già quando un giocatore ha buona memoria e presta attenzione al gioco, cosa già più difficile quando si fanno i video con tanto di cronaca, quando un giocatore è abbastanza attento e ha buona memoria può trarre enormi vantaggi anche in termini di strategia di combattimento, sa cosa aspettarsi, a cosa va incontro e come affrontare magari determinate battaglie. Quindi è tutto molto bello. Ok, finiamo di macellare questi. Yeah. Ok, dovrebbero essere finiti, no? Erano solo 4. Perché sento ancora dei rutti di bestia? Vabbè, io sento ancora qualcuno che si muove, che corricchia a cacchio di cane in giro. Vabbè, vabbè. Allora, no, non voglio farmi sparare. Se si può scendere di qua, un motivo c'è. Anche perché fondamentalmente quella cosa porta di lì. Vedi, no? Te fai un passo avanti, lo sai, vero? Sì, certo che lo so. Yeah e ciao. Perfetto. E noi ci salutiamo qui. Ci vediamo nel prossimo video e proseguiremo la ricerca del modo per far saltare le chiappe a quel cecchino maledetto. Ciao a tutti!